sarà anche lei ospite. Ciao a tutti, ciao. Siamo preoccupatissime, buon pomeriggio. Guardate che l'ho vista in sala prove, sa ballare molto bene la Kate. Non spoilerare, sì, 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 non spoilerare. Sì. Allora, siamo pronti per il tritavolte di Caterina Balivo? Ci siete? Io sono pronta, eh? Ma che fate, remate? Oh. Scusate, ma voi dovete stare con me, non con la Marcuzzi, ma io non lo so. Cioè, io sono venuta solo per questo, volevo il tuo tritavolte. Come stai? Alessia Marcuzzi ama le interviste. No, il problema è che io sono molto chiacchierona, tanto, 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 e rischio di dire qualunque cosa. E siamo in diretta. E quindi no, devo salvarmi da me stessa, capisci? E siamo in diretta, quindi cominciamo così. Intanto ti abbiamo visto venerdì sera a Tale Quale Show. Sì. Eri accanto a Maggioglio. Ecco, quindi come non ho stato? Visto Tale Quale. Cioè... Perché mercoledì, non so se avete notato che si era vestito da mercoledì, mi ha parlato tutto il tempo nell'orecchio. Sì, eccolo, eccolo qua. E quindi ad un certo punto è arrivato Carlo da dietro e fa: scusate, ma state seguendo le esibizioni o no? E quindi no, ci siamo divertiti un sacco. Eccola la mia mercoledì. Quindi è stata... Abbiamo ballato anche un lento insieme. Quindi è stata abbastanza, è stato abbastanza... È stato touching, cioè lui è molto fisico, capito? Quindi a un certo punto c'era Loretta di qua e io dico, ma guarda che devo parlare anche un po' con Loretta, non è che posso... C'era Goggi. No, no, era... è totalizzante, Maggi. Totalizzante, guardate. Pamela, innanzitutto è difficilissimo ballare e cantare. Ecco. E quindi già questo va detto, perché comunque si è mossa. No, non è che è facile. Non deve essere neanche facile, no? Per una donna bella come te, sottoporsi ad ore di trucco, vedere i propri... Ma cosa stai facendo con mano? Ha ripreso mano, ha ripreso mano. Anche il turbante è pesantissimo. Comunque, invece stai facendo tanti sforzi e tante cose che comunque ti... Hai apprezzato, hai apprezzato. Come sono bugiarde. No, no, no. Sono veramente Grazie. Sconvolta, sei proprio una rivelazione. Ginevra, ma è uguale, uguale il trucco, la voce, l'attitude. Basta. Beh. Grazie, Alessia. Io stasera volevo una gioia da Ginevra e invece più del bene mi ha fatto veramente male. Sei stata un'angoscia. Un'angoscia dall'inizio alla fine. Io voglio posare anch'io senza veli. No. Vi assicuro che io ho un corpo molto bello. Sì, da giovane non mi piacevo tanto. Ora però sì. Adesso ho un corpo. Se io posassi nudo, sicuramente sarei straordinario e l'Italia potrebbe impazzire. Era tutto lui, era. Io ci sarò se tu vorrai. Ancora buon pomeriggio. Mi ero preoccupata. Con Alessia Marcuzzi, fermati. Voglio vedere le domande. Fermati, Alessia Marcuzzi, che non le piacciono le interviste, quindi niente, dovremo fare di tutto. Ma cade il contrario, che mi piacciono troppo. Me posso mettere qua, me sdraio? Sto tutto il pomeriggio qua con Mamma te. Mamma mia, se ti metti così, non hai capito cosa succede a casa. Puoi stare tutto il tempo così, è io il sogno tutti di tutti. Vedere... La Marcuzzi sul divano. Sul divano e poi a riposarmi, perché in questo periodo è pomerissima. Io non ho praticamente un minuto, sto sempre a ballare, a provare, a fare. Quindi vengo qua e mi faccio un riposino, siete d'accordo? Riposino. Mentre tu ti fai il riposino, noi abbiamo il nostro tritavolte. E quindi, da quando sei tornata in Rai, hai rincontrato due persone con le quali, insomma, la tua carriera è partita. Amadeus. Oddio, lo sapevo che adesso mi mette. E poi Fiorello. No, non lo posso fare con loro due il tritavolte. Allora, no, con chi hai cominciato? Era prima Amadeus e poi Fiorello? Sì, allora, sei partita con Amadeus. Sono partita con Amadeus al Festival Bar e dopo è arrivato Rosario. Non lo posso fare con loro due. Dammi un attimo. Aspetta, parliamoci un po' sopra su questi due. Allora, con Amadeus, Festival Bar. Con Amadeus ho fatto il Festival Bar e adesso mi ha fatto anche una bellissima sorpresa per Boomerissima che scoprirete domani. Quindi... E diccela, spoiler. No, non posso spoilerare tutto. Ci sarà anche lui, ma sarà una cosa veramente, veramente divertente. Quindi vi consiglio di vederla. Non è che voglio fare pubblicità al mio programma, no. No, invece, però è vero, mi ha fatto una sorpresa pazzesca e ci siamo divertiti un sacco a farla, quindi secondo me vi divertirete anche voi. Boomerissima riparte domani sera. Prima serata. Su Rai 2. Non vi sbagliate. C'è anche Caterina. Ecco, ospite. La vedrete ballare, la vedrete fare delle cose che non... E guarda, fermo Rizza, ho visto prima una foto di te con Amadeus. Sì. Due ragazzini...
in poi... cerca di fortuna, in realtà eravate già famosi. Sì, eravamo abbastanza, cioè, ognuno nella propria sfera, però eravamo abbastanza famosi, ci siamo poi rincontrati al Festival Bar, eccoci qua, mamma che piccoli. Ma non sono belli per Sanremo? Eh? Ma non sono belli per Sanremo? No. Sì! Allora, devi sapere che non lo faccio per ricevere complimenti, dico la verità, a me piace proprio vederlo da casa. Tu non sai cosa organizzo io a casa per la notte di Sanremo. Cioè, tutti i miei amici arrivano, io metto tutti i fiori, non sto scherzando. Ma non sto scherzando. E tutte quelle cartelline che dobbiamo dare le votazioni, anche mia figlia è compresa in questa cosa. Quindi è una specie di notte degli Oscar, quindi mi piace guardarlo. Vabbè, comunque poi sono cinque serate. L'ho fatto in qualche modo con Fiorello l'altro anno, viva Sanremo, viva Rai 2. Sì, ma in realtà tu con Amadeus ti sei sfiorata perché nel 2000 Sanremo pare che ci dovesse essere stato Amadeus e invece arriva di nuovo Fabio Fazio. Ma tu fai il dopo festival. Io faccio il dopo festival, ma sì. Te lo ricordi? Guarda, io non mi ricordo quasi niente della mia carriera, cioè niente, se mi chiedi le date io proprio boomer totale. Però mi ricordo bene del dopo festival perché avevo paura dell'unica serata in cui sarei scesa all'Ariston, la famosa scalinata e tutto. E quindi mi ricordo, sì, che c'era Fabio Fazio e c'era Letizia Castà quell'anno ad accompagnare Fabio, sì. E tu intervisti un giovanissimo Gigi D'Alessio. Veramente? Sì, guarda, che troppo carini! Ma io non mi ricordo niente. Sì, eri tu, c'eri sempre tu, ma non c'era Amadeus e c'era Fabio Fazio. E c'era Fabio Fazio. Sì. Alessia Martucci, padrona di casa del Sanremo Notte. Finisce la puntata, ci sono io? Che faccia la pazza! Tu hai fatto il tuo viaggio di nozze qui a Sanremo, è vero o no? 13 anni fa. 13 anni fa. E come la trovi Sanremo? Cambiata? No, anzi feci proprio una promessa a mia moglie, dissi il giorno che ritornerò a Sanremo verrò a cantare. Da 13 anni ci sono ritornato quest'anno, ho mantenuto la parola, sono stato un uomo d'onore insomma. Buonasera. Ti vedo un po' provato, no? Come sei bella. Grazie. Sì. Sei un po' provato buonasera o no? Sì. O stai bene? No, non mi ricordo neanche più dove sono. Buonasera a tutti, buonasera. Ciao, buonasera. Mi metto lì? Buonasera. Sì, tu ti puoi sedere dove vuoi. Ciao. Piacere di vederti vivo. Buonasera, buonasera. Io ti ho fatto una sorpresa Fabio, siccome sapevo che tu eri un po' stanco. L'avvocato, per tirarti su di morale. Sì. Ti ho portato i bambini. Che bambini? Eccoli. Oh no. Ma guarda, ti posso dire grazie perché io non mi ricordavo nulla. Guarda con Gigi. No, fantastico, Mietta, Samuele Bersani. Poi Fabio che è arrivato davvero stanchissimo perché era, credo, forse la penultima sera e lui è arrivato subito dopo la serata, quindi immagina, secondo me, le due di notte. Cosa ti ricordi di quell'esperienza? Mi ricordo che mi diedero la conduzione del dopo festival, che era importantissimo, e con Teo Teocoli, Fichi d'India, cercavamo di animare le nottate, perché allora il dopo festival era davvero era comunque una cosa, una sorpresa, perché c'erano ospite, tante cose. E quest'anno l'ho rivissuta con Fiore, perché avendo fatto una specie di dopo festival, ma era una cosa da Roma, devo dire che ho rivissuto un po' di momenti di quell'edizione lì. Ma intervistavo tutti, mi ricordo che arrivavano tutti i cantanti, venivano da noi, ed è stata una bella opportunità per me, perché ero tanto piccola. Io mi ricordo che hanno... Era che hanno... Tu lo sai? 2000! Nel 2000, non avevo ancora Tommaso, quindi... Era 2000, l'anno prima di, ancora mamma. Di partorire Tommy, sì. Era ancora quell'anno lì. Sì. E tra l'altro mi colpisce molto rivedere... Poi dice, Fabio Fazio dice, sei ancora vivo a Bersani, a Samuele Bersani. Chissà perché. Veramente? Sì! Non l'ho sentito. Sì, gli dice così, ci sei ancora. Forse è successo qualcosa durante il festival. Non lo so, qualcuno, tu c'eri. No, qualcosa tipo Bugo e Morgan. Cioè, deve essere successo... cioè, qualcosa ci sono state delle botte, qualcosa. Io però non me lo ricordo perché ti dico ho dei buchi ogni tanto, non mi ricordo. Intanto però Alessia, dammi retta, quest'anno se però ci dovesse essere questa occasione, non è che tu dici no, devo fare Sanremo a casa mia dove abiti. Ma no, ma io sono una che vive però giorno per giorno, non pensa mai al futuro e sto bene dove sto. Quindi è vero, ma non lo dico per... Anche perché Fabrizio D'Alessio è andato alla conferenza stampa di Fiorello e... oggi c'era, sì, no? oggi c'era, è andato per noi e a un certo punto parla anche di te, ospite qui, e comincia a dire boomerissima! Ha dato di nuovo in onda il mio numero di telefono. Ecco. No, perché sennò... Per questo l'ho guardato, non l'ho fatto. Ma ha detto qualcosa in più, guardate. A fisicone. Caterina quindi mi ha mandato e mi ha detto... Ma palivo! Mi ha detto vai, sbrigati. Dov'è Casciari? Eccolo qua, Casciari. Casciari? Vieni qua.
Sai che Abbalivo è palermitana? Scusa, è napoletana? A Caterine! Ma non... A volta buona? Sì. A volta buona! A volta buona! Io, song di Perugia, tengo Napoli, d'Intogore, anche via Siaga d'Intogore, però song trasito in Tofori Italico. Trasito. Vieni qua, Biggio, stai qua. Trasi. Ospite oggi. Oggi c'è Alessia Marcuzzi. Alessia! Alessia! Boomerissima! Viene anche da noi, Boomerissima! Ma c'è Boomerissima stasera! Boomerissima! Ma è incredibile! Come stasera? Perché, come stasera? No, sai cos'è? Se... Alessia, nonostante l'età... È sempre una grande... Vabbè, è sempre una ragazza, sembra una teenager. Caterina ha chiesto, ma voi alle 14 non è che siete liberi per fare un salto? Noi dormiamo alle 14. Noi alle 14, io sono nella fase REM. Sì, completamente. Io sono così alle 14. Vabbè, allora Cate, ti aspettano loro? Cate, mi piace Cate. Cate, siete così. Ragazzi. No, è che c'avevo poco tempo, quindi Irina non c'è tra... Caterina, quindi... Ciao da tutti. Boomerissima! Ciao. Ma roba, ma è lì proprio... Alessia Marcuzzi, incredibile. 31 lei, domani sera. Domani sera. E noi invece il 6 novembre. No, ma non ce ne frega niente di noi. Boomerissima! Mi raccomando, domani aiuto a guardare Boomerissima. Ok, tra l'altro c'è una sorpresa che nessuno sa. Amadeus! Mi fanno morire. Grazie per tutta questa pubblicità. Buonissima, grazie Fiore. E grazie Biggio, perché Biggio è mio parente. È tuo cugino? Sì, cioè lui è sposato con mia cugina, che per me è come se fosse mia sorella, per cui noi siamo parenti. Stupendo. Quindi è un po' una cosa di famiglia, capito? Questa di... Quindi domani ci sarà Amadeus. Allora io faccio pubblicità a lui, che non ne ha bisogno, il 6 novembre! Il 6 novembre! Sei Viva Rai 2! Allora a proposito di Viva Rai 2, Fiorello e Amadeus, torniamo al nostro Tritavolte, perché... Conduzione di Festival Bar con Amadeus. No. Conduzione di Festival Bar con Fiorello. Ma poi dopo Festival con Fiorello. Pubblicità Fiorello ti fa. Ma Amadeus conduce quest'anno ancora Sanremo. Questa è cattiveria, Caterina. Quindi qua dobbiamo tritare qualcuno. Chi è stata la tua vera volta buona tra tutte e due? Musica tensiva, Daniele. Allora. Posso fare perché sono proprio amici e facciamo tante cose da tanti Guarda anni. Guarda come se le abbraccia. No, ti allora protegge. Posso dire dunque un po' per allora vabbè, lui mi ha fatto la super sorpresa quest'anno, lui me l'ha fatta l'altra. La volta buona dunque non posso. Allora qui c'è anche roba di famiglia con Fiorello. È perché c'è anche Biggio, è tutta una cosa. Quindi di ti perdonano. Quindi ti perdonano se lo triti. Sì. E poi lui dorme a quest'ora. Secondo me Amadeus si è sveglio a quest'ora. Lui dorme. Allora, però devo fare una cosa. Allora, la mia volta buona è l'altro anno, sì. Quando ho fatto Sanremo, Viva Rai 2, Viva Sanremo con Fiorello, e lui mi ha chiamato, era un po' di tempo che avevo deciso, cioè avevo fatto Boomerissima, ma avevo deciso di non fare tanta TV. Ti ricordi che avevo fatto un comunicato, avevo detto mi fermo per un po'. Quando mi ha chiamato per questa cosa, che è stato un po' precedente, forse a Boomerissima, adesso non mi ricordo di esattamente. Chi parli, di Fiorello? Di Fiorello. È stata secondo me la vera volta buona, cioè fare questa cosa con Fiore mi ha ridato di nuovo l'energia dei tempi del Festival Bar, quindi forse, oddio non lo so, non li metto nessuno. No, se ne va, fermatela. Vieni qua, Alessia. Ama ha fatto una cosa. Ma se leva le scarpe. Alessia, vieni qua. Fermate la Marcuzzi. Alessia. No, chi trita? L'ho ripresa. Ho portato a casa la barca in mezzo alla tempesta. Quindi la tua volta buona è stata più a Fiorello di Amadeus? Vado? Vai te. Coraggio alla Marcuzzi, che riesce a tritare il conduttore di Sanremo. Che brutto questo gioco, io lo volevo fare a te oggi.
Vabbè, vabbè, riprendiamo i pezzettini, va, ma volendo riprendi anche le scarpe, Alessia. Ah, ma ti porto a casa con me, non ti preoccupare. Se lo rincolla. È solo un gioco. Se lo rincolla. Le scarpe e le stampe. Eccole. Mamma, io quanti ce ne abbiamo di sti tritavolte? Naggia, la papi deve andare a fare le prove di boomerissima. Domani sera, domani sera. Oddio, ore 21. Guarda, ci guarderemo piccoli. Mamma mia, che belle queste foto. Grazie, Kate. Vero? Io voglio venire qua tutti i giorni. Mi fai delle cose e mi fai vedere delle cose che non mi ricordo. Ma il peggio sta per arrivare. Ah, c'è il peggio. Certo, certo. Domani sera riparte boomerissima, uno scontro tra millennial e boomer. Quindi, chi sono i boomer? Allora, in realtà i boomer sono quelli che sono cresciuti nell'età del boom economico, però noi abbiamo diviso le cose in maniera diversa. Infatti tu sei fra i boomer, ma non sei proprio boomer, perché i boomer sono dai 55 in poi. Io ne ho 43, ma... Tu sei generazione X. Ma io mi sento una anche boomer. Io da morire. Infatti l'ho chiamato boomerissima il programma. Io mi sento boomer, quindi però in realtà noi abbiamo fatto una divisione, cioè dai 40 in poi si è boomer e prima invece millennial. Sì. E lo scontro generazionale è molto acceso, è sempre molto sentito, anche se secondo me ci sono tante cose in comune ormai fra... I millennial vogliono assomigliare a noi boomer in qualche ma modo. Ma anche i boomer vogliono essere ancora millennial, perché sì. Io sono in squadra con Asia Argento, sì. Biagio Izzo e Cesare Bocci. Li ho detti, ho fatto male? Sì, ma se no, brava, te li ricordi più tu di me. Perché io in questo periodo sono in un frullatore, sono io nel tritavolte, capito? Quindi... E sì, Asia Argento, abbiamo fatto le prove, e lei secondo me voleva stare più con i millennial, sì, sì, di là. Voleva stare con i millennial. Sì. E Tommaso Zorzi, che era nell'altra squadra, voleva stare più con sì, noi, sì, è vero. Quindi Aurora Leone fra i millennial, poi abbiamo Paola e Chiara come sei un mito, quindi che insomma raccolgono i consensi sia dei boomer che dei millennial. E il tormentone lo posso già dire, Snap. Rhythm is a dancer, it's a second. I've got the power! Niente, l'ho detto che lei ormai vuole ballare. E non era proprio così quando sei stata ospite ad Harem. Cos'è? E lei ti parla, ti fa delle domande. Catherine Spack. Sì, Catherine Spack con degli orecchini di ambra meravigliosi. Ti fa delle domande sulla tua famiglia, senti. Mamma, quanto tempo fa? No, cosa avete ritrovato? Senti, ricordi con i tuoi genitori delle conversazioni importanti? Non c'è una cosa in particolare, perché io ho dei genitori giovanissimi molto aperti mentalmente. Abbiamo sempre parlato di tutto con tantissima tranquillità, con onestà. Non ricordi un discorso serio fatto con loro che ti ha lasciato così un ricordo particolare? Uno in particolare no, devo dire che mio padre è una persona, è un grande oratore, lui parla molto bene, quindi ti trasmette le cose veramente in maniera incredibile. Allora, tutte le cose che mi ha detto me le ha sempre dette con, nel momento giusto, al posto giusto. Mamma mia! Che carina questa cosa che parlo dei miei genitori, perché... vedi, parlavo già di scontro generazionale in qualche modo. Cioè, l'avevi già, ce l'avevi questa cosa? Sì, perché con me i miei genitori sono stati proprio genitori nel vero senso della parola, il rispetto, non potevo rispondere male mai. Adesso mi sembra che sia giusto questa che cosa. Che è giusto, adesso i ragazzi, Tommaso, figli, ogni tanto, il tuo primo figlio, ti risponde male? Sì, ogni tanto sì, però devo dire che lui sa che mi arrabbio molto su questa cosa del rispetto nei miei confronti del padre, la stessa cosa con mia, comunque ci vuole, no, questa... Dai le punizioni, mamma Alessia. Mia, io sono tipo... un po' signorina Rottermeier. Brava. No, le punizioni... Ti togli il telefonino, sì. Adesso è grande, vabbè. Beh, Tommaso ormai no, è grande. Oddio, Tommy piccolo, biondo, che adesso è scurissimo. E a Tommaso non più, anche se comunque mi risponde male, succede qualcosa, lui sa che magari io non gli parlo più per un periodo di tempo breve... Mezza giornata, tipo. È la signorina Rottermeier, sì, sì. No, le punizioni le do. E mia, che ha il telefonino quest'anno, che è in seconda media, glielo tolgo. Oppure glielo do in degli orari particolari. Per esempio, a tavola non si usa. E poi magari la sera 20 minuti. Non sono una che dà il telefono perennemente. Ha il controllo parentale. Che non si dice telefonino, perché è da boomer. Ecco, infatti. Bisogna dire cellulare. Telefonino non si dice da boomer. O smartphone proprio, certo. Smartphone proprio. Sì, sì. Lì proprio livelli altissimi. Oddio, quante foto. Ma tu controlli, cioè vai a controllare le no cose allora scrivo, mia no? È ancora piccola, sì, lei lo sa che il telefono lo devo supervisionare. E Tommaso, ho fatto un paio di gaffe qualche volta, perché una volta da Fabio Fazio l'ho detto anche in onda, perché lui aveva la geolocalizzazione, sai quelle app dove, certo, si vede dove vanno i figli. Certo, mi guardi così perché ce l'hai già tu, no, sono piccoli. Vabbè, c'è sempre mio marito. Ah, certo. Ma sai che me l'hai detto?
detto con una faccia, infatti, certo, deve stare attento con questa. No, e una volta l'ho beccato che era nel dormitorio, nella scuola a Londra dove stava studiando, nel dormitorio delle donne. E vabbè. No, però io l'ho detto in onda e lui non lo poteva fare, quindi per fortuna stava a Londra, non l'ha sentito sti cavoli. No, ma complimenti, mamma riservata in questo caso, mamma riservata. Per questo non posso fare le interviste, lo capisci? Ma adesso io ti chiedo, tra lui, l'attore di Magnum P.I., che so che è la tua passione, proprio lui. Sì, e sì. La passione di chi è, Noè, signore? Quanto è bello, Quanto ci piaceva lui, quanto ci piace ancora. Cioè, uno così accanto a te. Però sono le boomer, perché se lo fai vedere a una millennial non lo conosce Tom Selleck. Beh, non ti preoccupare, qua siamo tutte boomer, lascia perdere. Non trovi una millennial neanche se la paghi. Oppure lei, Mariah, che la Marcuzzi non è riuscita a conoscere, e c'è un motivo. Solo Fiorello l'ha conosciuta. Sì, vero. Perché? Perché prima di salire, era la finale del Festival Bar a Piazza del Plebiscito a Napoli, doveva cantare un pezzo meraviglioso, Against All Odds, e io ero pazza di lei, tutti eravamo pazzi di lei, la volevo conoscere, dovevo presentarla insieme a Rosario, a Fiorello, e il suo manager mi ha fatto andare via dal palco, mi ha detto, she has to go away, lei deve andare via. Ma tu io sono la conduttrice. No, perché sai, purella, stavo lì, poi lo sai come sono io, un po'... ciaciona, ho detto vabbè, questa non mi vuole, però un po' dimessa me ne sono andata dietro le quinte ad ascoltare la perché sua voce pazzesca. Perché non ti voleva? Probabilmente perché ero troppo alta, siccome lei è piccolina e magari il suo manager voleva che lei stesse in una situazione di comfort, no? Però mamma mia, che dispiacere, poi dalle sbarre dietro, adesso sto facendo proprio la faccia di quella che stavo lì, la sentivo. Nella fan proprio. Nella fan, e non l'ho potuta vedere, però devo dire che Fiorello, come ho già detto nelle varie interviste, è stato carinissimo, perché poi lui mi ha voluto lo stesso per il saluto finale, perché ha detto, io conduco con Alessia, non è possibile, quello che è successo è tremendo. E allora prenditela questa soddisfazione. Tritiamola, è certo, ti voglio Tom Selleck. Tieni. È mio, io lo voglio vedere. Tienitelo, tienitelo Tom Selleck. Guarda quanto c'ho i resti di Ama, c'ho Tom Selleck, c'ho Fiore, ma me ne vado a casa. Ma con soddisfazione cosa puoi fare adesso con Mariah? La tritiamo! Oh, anche se non era colpa sua però. Ah, che soddisfazione. Esatto. Bravo, she had to go away. Ciao, ciao. Ciao, Mariah. A Natale, a te non ti riprendo, però ti lascio lì, ciao. Guardate intanto cosa è successo alla scorsa edizione a Boomerissima. Riparte domani sera in prima serata su Rai 2. Non ci sarà Mariah Carey, ma c'è ma ci sarà Balivo, ragazzi. Non dirla così, però. Ma quello lì è Luca Tommasini, guarda! Ha ballato con Madonna, con Michael Jackson, con Cristina D'Avena. Silenzio, silenzio, silenzio. Iniziamo? Sì. Voi due, tu, Bioldina, sì, sì, venite, venite. Volare, oh, cantare, oh, prendi questa mano, zingara, non sarà un'avventura. Allora, no, sono venuta a trovare, perché sai che ci sei mancata tantissimo, vero che ci è mancata tantissimo? No! Sì, ma veramente, tutti accendevano la televisione e dicevano, ma dove sta la cicognona? E dove sta la giraffona? Una malinconia, come quando vai al mercato e non trovi il banco del merluzzo. Quindi ma... sono la merluzzona? Ma sì! Stupendo! Guarda! Ma da questo da dove vieni? Prendiamo i vestiti, ci trasformiamo. Competitivi. Loro vogliono solo giocare. Come se non ti importasse più, senza farti mai vedere giù. Tutti vai! Si può amare da morire, ma morire d'amore no. Guardala! Lei si sta facendo il film per domani sera. Tommaso Giorgio è tornato perché voleva vincere, capito? Quindi chissà torna se vincerà. Intanto io ti dico che la mia squadra non c'è uno che canta. Niente, lei... Cioè... Ragazzi, allora, la Balivo è la più competitiva che io abbia mai conosciuto. Cioè,
Lei deve vincere, quindi capite, vediamo capite però cosa chi succederà. Vincerà domani sera. Sì. Sappiate che se appunto avete ah, che l'ho c'è? Letto io adesso sul c'è un, c'è? Ci sono le prove dove ci sei tu. Ma perché le portate? Facciamo vedere questo come è un colpo basso, grazie regia, molto carini, grazie, grazie. Vediamo, ma le facciamo vedere? Ah, sul regalino della Marcuzzi, grazie. Che Caterina, quel quadretto è lì dall'inizio, cioè noi anche dall'altro anno abbiamo questo quadretto, quindi noi tutte le prove che facciamo con i ballerini c'è Caterina che ci guarda. Perché quello è un regalo, quindi... che mi hanno fatto e l'ho lasciato nel camerino di Vieni da me. Ah, e l'hanno e messo poi, nella e sala poi c'è prova. Stato il Covid, non l'ho più si preso. Si vede che avevano già capito che eri ballerina. Cioè praticamente hanno messo il tuo quadro nella sala prove perché hanno detto arriverà e ballerà. E ragazzi è brava, eh? Sì, bravissima, non bravissima, pensavo, vedrete domani dire, sera. Non pensavo. Vedrete, vedrete, bravissima proprio. E andiamo avanti a tritare, questa volta Alessia Marcuzzi triterà se stessa. Ah, questo negli mi piace. Anni 80. Oddio, guarda che ciuffo. Oppure triterà Alessia oggi Castana, che ci piace bionda a noi. Ah, quando ero diventata Castana. Sì, a un certo punto sei diventata Castana. Perché cosa facevi tu da ragazzina a Casal Palocco, dove sei cresciuta? Casal Palocco è una zona di Roma, dopo l'Euro, vicino a Ostia, vicino sì, al mare. Sì, sì, vicino al mare. Io andavo in giro con Marella, la mia migliore amica, che è tuttora la mia migliore amica, che abita ancora cioè, a Casal lei resiste come tua migliore certo. amica. Pazzesco. E che facevi certo, con Marella? Certo, ho visto tutte le mie amiche, quelle proprio insomma del cuore. Con Marella noi andavamo in giro col mio cane, in bicicletta, facevamo gli scherzi telefonici, poi pensavamo di diventare giornaliste, quindi andavamo in giro con un mangianastri, perché c'era il mangianastri. C'era il mangianastri. E andavamo a fare le interviste alla gente, ma le domande erano tipo, oddio, qui era un carnevale. Le domande erano... Ma è mia, eh? Io pensavo che mia assomigliasse a Francesco, a questa suo papà. È Marella. Oddio, ma questa dove l'avete trovate? Io e Marella, vedi, io con i capelli un po' rossi. Marella era stupenda, io un mostro. E quindi voi andavate in io... giro? No. Chi è? Chi è? Sia, mi fate entrare che devo dire delle cose. No, Mare, non ci credo. No, non ci credo, c'è Marella. Marella è qui! Vado. Che mi tocca fare? Marella, se ma non fate, ti giuro, guarda, io non ci credo che lei è qua. Allora, noi ci sentiamo tutti i giorni praticamente, però tu non sei mai no, venuta sono a spedere senza una voce, senza voce. Ieri ci siamo sentite e le ho detto, guarda, ti dispiace, ci risentiamo. Ma tu lo sai da quanto? A parlare. Da quanto lo sai? Adesso questi sono dei segreti che non si possono bravo, svelare. Bravo. Hai visto com'è bella? Ma guarda, io la mostruosità, lei era stupenda. Marella, io... ma che ti faceva fare a Casal Palocco? Raccontami. Allora, noi eravamo delle giornaliste, cioè lei pensava di essere una grande giornalista. E quindi noi uscivamo di casa, considera altro che boomer, con tipo i Walkman, col registratore, e fermavamo la gente chiedendo, facendo delle interviste sulla festa della primavera. No. Questa cosa così interessante. Ma ti ricordi che svegliavamo le persone? Certo. No, è vero. Cosa ne pensa della festa della primavera? Cosa ne pensa? Questa della era la nostra domanda, incredibile. E cosa rispondevano a Casal Palocco? Ma no, poverine, erano pure interessate, cioè, perché noi fermavamo signore di una certa età, capito? Quindi poverine collaboravano. Ma io non ci credo di vederla qua, ma no, mi hai fatto proprio una sorpresa. Ma sono proprio contenta. No, perché allora adesso la gente penserà, non ci vediamo da anni, noi ci sentiamo e ci vediamo spessissimo, però mi fa strano averla qui in trasmissione, mi ha fatto proprio un regalo enorme.
Tu mi raccomando, guarda, di solo delle cose meravigliose. Guarda che mi hanno chiuso in una stanza per non farti vedere, sono stata reclusa in uno stanzino. Perché vedevo che facevo dei tragitti stupendi, ma tu sei bella. Meno male, va. Sei bellissima. Senti, ma organizzavate anche, non so, delle trasmissioni? No, facevamo dei balletti, che è pure meglio. Perché già pensavamo dei di essere delle grandi ballerine, ma due capre tutte e due proprio, niente. Infatti lei poi dopo ha fatto un programma per diventare ballerina. Ma lei adesso è bravissima. C'è voluto che ho fatto Masini però, perché se no non avrei potuto muovere un però dito. Noi avevamo tipo 10-11 anni e quindi a Natale o a Capodanno decidevamo di fare degli spettacoli che i nostri genitori, i poveri cristi, sì, si dovevano sorbire, ovviamente. Allora, mio padre mi pagava per non farli. Geniale! Cioè, ci dava, capito? Sì. Una piccola monetina, potete evitare quest'anno? No, un anno abbiamo fatto il ballo del cigno, lì, il cigno nero, che la cos'era? Morte del cigno. Del cigno. Del cigno. Sì, certo. Ah, ci siamo comprate le scarpe da ballerine che non sapevamo usare, tra l'altro, però ci sentiamo molto brave. Mi ricordo un capodanno mio padre si è assorbito tutto sto balletto, sì, va sì, bene. È vero, è vero. Non ma ci è vero che avete organizzato anche un Maurizio Costanzo show a luci rosse? Quello mi sa che l'ha fatto con Valentina, con la moglie di Biggio. Esatto. La moglie di Biggio? Con oddio, è partito perché avete quello? Avete il filmato? No, non sognare, intanto però non salutiamo un grande salutiamo Maurizio. Non sognare adesso. No, perché... Tra l'altro, una delle mie prime ospitate in TV fu proprio da Maurizio, quindi lo saluto tanto perché è stata proprio, credo, a 18 anni, sì, una delle mie prime ospitate. Tra l'altro con uno scherzo, per sbaglio. Cioè qualcuno mi aveva invitato per farmi uno scherzo lì e io sono arrivata sul palco e lui mi ha detto no, ma non sei stata invitata, e poi mi ha tenuto tutta la puntata e mi ha rinvitato anche la volta dopo. Però cioè, scusami, tu sei, sì, salita pensando... Era uno scherzo, non di Scherzi a Parte, perché ancora non esisteva. Di qualche tuo amico di Casal Palocco, sì, sicuro, che si è vendicato. Sicuro, sicuro. Però no, il Maurizio Costanzo lo facevo con mia cugina Valentina e la sorella, la moglie di Fabrizio Biggio. Capite come è cresciuta Alessia Marcucci? Doveva per forza stare in televisione, cioè non poteva fare, no, altro. È vero. Non poteva fare eravamo altro. Manche Marella. Ma fammi approfittare di Marella, visto, ecco, che insomma a Boomerissima c'è stato lo spazio Ale Tutto, no? Ecco. Per chiedere delle cose sulla carriera di Alessia Marcucci. Vediamo se tu sei preparata sulla tua amica Alessia. No. Lei non guarda tanta televisione. No, quindi, cioè, musica tensiva ci serve in questo momento di Ale Tutto. Marella, in che anno, in che mese, io non lo so, e in che giorno Alessia Marcucci ha debuttato in Rai? Non ho la più pallida idea. Ma non è una risposta. Ma non lo so neanche io. Tu lo sai? No. Devo sapere sempre tutto. Era il 10 aprile 1994 e Alessia con Gigi Sabbani e Paola Saluzzi, il gioco dell'oca, partecipa alla seconda edizione del, certo, gioco dell'oca. È certo, è vero. E brava Katia. Grazie. Marella, tu? No. No, io zero. È vero. Fai anche un balletto qui con una sottoveste, sì, fucsia. C'è una cosa sobria? Ho cambiato l'inquadratura, non ti preoccupare. Ah, grazie. Prego. Si vedeva tutto? C'era... No, perché Alessia, vieni qua, Alessia, vieni. Davanti alle telecamere. Che bello. Grazie. Wow. Bene. I ricchi e poveri. Guarda come sei ricalluzzito, Sabani, giustamente. Comunque parliamo con Gianni. Okay. Che lui prima mi diceva: tu sei sempre qui presente vicino a me, sei il mio incubo, io sono la tua ombra e adesso ti dico che devi lanciare i dadi. Prendi il telecomando, concentrati. 11. Hai visto che ti sei concentrato? Grazie. Imbranata, questo lo sono sempre stata, proprio imbranata. E sì, certo che mi ricordo questo, no, non mi ricordavo l'anno e il momento esatto perché non mi ricordo le date, nulla, però mi ricordo di questo spettacolo con Paola Saluzzi e Gigi Sabbani alla conduzione. Io dovevo entrare in delle gabbie con dei serpenti, delle cose pazzesche, però tu devi sapere che Marella non è un... cioè lei guarda soprattutto le serie, giusto? Tu non guardi, cioè, proprio tanto. Stai dicendo Marella che noi non ci guardi. Grazie Marella. Non ho capito come l'ha detto. Quindi lei addirittura, io feci una trasmissione Milano-Roma, sai quella, sì, che sta in macchina ed ero con Fabio Volo. E potevamo chiamare un amico del cuore, lui chiamò il suo amico, io ci parlai, poi chiamò Marella e Marella lui fa: ma chi sei, scusa? Fabio, ma io veramente, lei, no, io non ti conosco, gli ho detto, perché io non guardo Marella, io sono Caterina Balivo, conduco La Volta Buona dall'11 settembre a non so quando. Non ti preoccupare, ti conosco. Grazie Marella, no, volevo chiarirmi così.
Ma andiamo avanti con Marella, visto che è così ferrata sulla televisione, e su Alessia Marcuzzi. A proposito di Ale Tutto, quindi musica tensiva da quiz, grazie. Alessia Marcuzzi, accanto a quale nota cantante era seduta quando si è fatta leggere Il fondo del caffè dall'attrice Serra Ilmaz? Ma io non, ragazzi, io non credo di aver mai fatto questa cosa. Alessia, cioè, siete sicuri? Alessia, mi preoccupa. Ma vedi, pensa se potevo saperlo io. Stava, forse io in quel momento stavo facendo le cose con Marella, quella della festa della primavera. Alessia, era il 27 maggio del 2022 e tu c'eri, accanto a te chi c'era? No ragazzi, non me la ricordo, scusate, mi state prendendo in un momento, cioè adesso, nel 2022, sì, a me mi hanno letto le carte. No, Il fondo del caffè. Ah, lo so, Damara. E chi Damara c'era accanto a te? Ornella Vanoni. Brava. Ho vinto. Sì, ma la domanda era per Marella. Posso però il mio premio è il tritavolte, me lo posso portare a casa il tritavolte, il mio premio? Guardate, vediamo allora a questo punto se è vero. Ornella Vanoni? Sì, sì. Marella, tu niente, zero. No, io zero, ma non io me l'avevo detto però. Non vinceresti mai niente. No. Prego, guardate. Bevi il caffè? Sì. Allora mettiti qua, bevi il caffè. Non posso. Perché? Perché la sera non posso. Vedi, anch'io non posso. No, la sera non può bere. Non lo se volete. Niente a fornire il caffè, dai. Non lo beve nessuno, Alessia. Bevi il caffè, Alessia. Vado? Poi leggi il caffè. Non me l'ha mai letto nessuno, il fondo del caffè. Ah, ma guarda, lei è bravissima. Veramente. Bevi velocemente, Alessia, che dobbiamo andare avanti col programma. Basta. Allora, guarda che... No, deve rimanere. Guarda cosa devi fare. No, un altro non riesco. No, fai la stessa cosa. Io direi che facciamo una... siccome farò un altro serale, lo facciamo col prossimo serale. Guarda cosa faccio. Prendi la tazza in mano. Aspetta, mi metto qua vicino Mara. Guarda, Luciana è... Allora, prendo la tazza e che faccio? Copri così. Ok? Metti qua. Sì. E gira velocemente verso di te. Ecco, adesso lo metti a riposare. Me l'hanno letto però, poi non me l'ha letto. E poi non quindi te l'ha letto? Non me l'ha mai letto nessuno, quindi se me lo, non so, vogliamo fare una puntata apposta sui fondi del caffè dove li studiamo. Alessia, e dobbiamo far venire lei. Chi lo sa? Certo, Marella, magari. Tu sai leggere il fondo del caffè? No, adesso volete trovare Marella, niente Marella. Ma ragazzi, adesso che Marella la vedo così confident sul divano, cioè, mi vedi, la vedi? Io vorrei leggere il fondo del caffè mentando. Ora ti porto a Bumicelli. Marella, c'è il segreto di Alessia Marcucci? Ci vedono così bella, così scialla, direbbero i giovani, i millennial, no? Lei la vedo proprio bene invece, capito? Casa al Palocco, sì, è Casa al Palocco. Sì, ma... Licia Colò anche a Casa al Palocco. Lo so, adoro, è venuta, mi ha fatto troppo ridere. Scusami Marella, generazione di quante donne a casa di Alessia Marcuzzi? Solo donne, qualche uomo così per caso. È una generazione di 4 o 3 donne ad oggi? La famiglia Marcuzzi. 1, 2, 3, 4. La risposta questa volta. Questa senza è musica tensiva è giusta, Marella. L'ho dovuta contare, ma ho indovinato. Eccoci. Allora, qui. Nonna Mela è il perno di tutta la famiglia. Nonna, secondo me, mi sta guardando in questo momento perché ti segue. Nonna fa 100 anni l'8 novembre. Eccola qua ed è il nostro motore della, il motore della nostra famiglia. Happy birthday to you. Nonna Mela. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Nonna pugliese. E dice sempre due cose che per me sono un mantra praticamente. Lei dice: l'amore non costa niente, è gratis, è l'unica cosa gratis. E poi dice sempre: un poco di olio e un poco di sale. Tu stai cominciando una frase di cui lei: un poco di olio e un poco di sale. E perché, capito, è vero, la vita è così: un poco di olio e un poco di sale. In questo momento della tua vita c'è olio, c'è sale? C'è sta tutto. Tutto quello che ci puoi immaginare. Però nonna Mela, che è nonna Carmelina, noi la chiamiamo nonna Mela, è proprio il nostro amore ed è la nostra forza. Lo so. Sta meglio di noi tutte messe insieme, cioè questa c'ha 100 anni, nonna, è una potenza, fa ginnastica. Lo so. Sì, si gioca a carte. Lo so. Sai lo tutto, so. Kate, niente, ma ho visto come preparare. Sai perché? Perché nonna Mela... No, non mi dire che c'è nonna qui perché... In un certo senso c'è, guarda. No, ma che sei nata pure da nonna Mela? Ciao Alessia, so che sei da Caterina, mi fa piacere vederti, ti mando un bacione.
e auguri di tutte le cose belle. So che sei diventata una brava ballerina, mi fa piacere di vederti ballare insieme, che vedo se so ancora ballare con te. Ci vediamo alla festa dei miei 100 anni e balliamo insieme. Certo, nonna, certo che balliamo insieme. Ma nonna è una ballerina pazzesca. Marella lo sa. Sì, sì. Lei sta veramente in forma e noi balleremo per forza insieme perché senti, festeggiamo il mio compleanno e il suo, Alessia, e quello di zia. Io ti devo dire una cosa. Sì. È venuto qui Bocelli, Matteo Bocelli. E io mi sono autoinvitata alle sue feste. Io mi vorrei autoinvitare anche alla vuoi festa venire, di nonna. Vuoi venire, Kate? Secondo me non è contenta. E allora io vengo. Invitata! Una festa da ballo! Intanto domani sera si balla davvero, si gioca, ci si diverte. In prima serata boomerissima. Torna Alessia Marcuzzi con tutti i giochi di questo bellissimo programma. E prima di andare via però, cara Alessia, devi tritare te oggi oppure tu negli anni 80? No, io negli anni 80 no, perché il programma è dedicato anche agli anni, soprattutto agli anni 80-90, quindi io voglio tenere quella lì, che era anche quella delle foto con Marella e delle nostre gite a casa al Palocco, ecco. Quindi trito la Mora, che non ci piace, Mora. No? È meglio la Marcuzzi bionda? Sì, è meglio la Marcuzzi bionda. Tanto fammi ringraziare Marella perché grazie, insomma, appunto, grazie, la vedete scialla sul divano, ma fa tutt'altro nella vita, amica di Alessia da sempre. E la cosa che mi colpisce è che Alessia, insomma, vuoi non vuoi, ogni giorno la televisione arriva a casa sua, perché anche sabato sera la TV era a casa tua, perché il nonno di Mia era a Ballando con le Stelle. Certo, era Ballando L'ha con visto? Le Stelle, sì, bravissimo. È stato bravo? Ma anche Robby non è un nonno, cioè lui è super, super millennial, cioè nel senso che non... Ormai questa divisione tra boomer e millennial, ormai non c'è più questa divisione, perché uno si sente millennial nell'animo e lo rispecchia anche fuori. Va bene, io mi sento tanto... Guardaci come siamo delle millennial, pazzesche, tu fate pure questo. Pazzesche, anche lui lo è stato a Ballando con le Stelle, e allora lo rivediamo a Ballando. Intanto fatemi salutare Alessia che deve scappare, visto che domani vado sera vado a fare le prove, ci sei anche tu, quindi devi correre. Com'è? Da me, Michelle. Ciao a tutti. Michelle, guarda lo sa. I think you can handle this meglio domani sera. Grazie Marella, grazie Alessia. Ciao a tutti.